Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Sono critiche le condizioni di salute del sostituto procuratore di Teramo, Bruno Auriemma, precipitato dal ponte San Francesco domenica mattina alle 7:30. Sulle cause dell'incidente indagano le forze dell'ordine che stanno raccogliendo la testimonianza di un uomo che ha assistito alla scena. Ascoltiamo. È in condizioni gravissime il sostituto procuratore di Teramo, Bruno Auriemma, dopo essere precipitato domenica mattina dal ponte di San Francesco nel centro della città, compiendo un volo di 12 metri. Riverso sull'asfalto è stato immediatamente soccorso grazie all'allarme lanciato da una persona che ha assistito a tutta la scena. Nell'impatto il noto magistrato di origini romane, ma da più di 20 anni in servizio al Tribunale di Teramo, ha riportato un'importante lesione alla colonna vertebrale, insieme ad innumerevoli fratture agli arti e a un importante trauma cranico. Operato d'urgenza da varie equip chirurgiche del Mazzini, è rimasto sotto i ferri per oltre 10 ore. In questo momento è in rianimazione e la prognosi è riservata. Sulle cause del gesto sta indagando la squadra mobile di Teramo, che dopo l'allarme si è recata sul posto insieme ai carabinieri. Si ipotizza un malore o un gesto volontario. Determinante sarà la testimonianza dell'uomo che transitava contemporaneamente al magistrato alle 7:30 di mattina sul ponte San Francesco e che avrebbe visto com'è andata. Sotto shock la città e soprattutto gli ambienti del Tribunale di Teramo, già provati dalla recentissima perdita del presidente Iacoboni. Bruno Auriemma, 56 anni, è un pubblico ministero conosciuto e apprezzato. Suo fratello Paolo è procuratore capo di Viterbo, si è occupato di casi importanti come l'omicidio dei coniugi Masi a Nereto o il più recente caso del sanbenedettese Roberto Tizzi, ucciso con un colpo di pistola a Martinsicuro per vendetta. Ha diretto anche la Procura di Teramo come facente funzione nel periodo tra il pensionamento dell'ex procuratore Gabriele Ferretti e l'attuale Antonio Guerriero. All'ospedale Mazzini è un via vai di colleghi, amici e parenti. Sono tutti lì a sperare che Bruno ce la faccia. Come riqualificare il litorale di Montesilvano, un nuovo modello per la difesa della costa nel segno dell'ambiente. Questo è il tema del convegno organizzato da SIB Abruzzo Confcommercio. Quali sono le potenzialità del litorale di Montesilvano e quali sono gli aspetti da migliorare? Montesilvano riesce a fare circa 600.000 presenze l'anno per i turisti che vengono, quelli registrati negli alberghi, perché quelli che vengono nelle case non già. Io sono convinto che su Montesilvano ci sia una presenza estiva di circa 1 milione di presenze. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che molto probabilmente su Montesilvano va fatto una pianificazione di investimenti legati non soltanto ai incentivi ai comuni per quanto riguarda i lavori pubblici, ma va pensato per esempio una riqualificazione del tratto costiero che va da Pescara a Montesilvano. A proposito della riqualificazione, in che modo intendete procedere? Abbiamo fatto questa tavola rotonda chiamando degli studiosi che sono dell'Università di Bologna dove hanno fatto interventi in Emilia-Romagna. Noi vogliamo che si faccia una riqualificazione ambientale, fosso mazzocco che debba essere intubato e che l'intubazione di fosso mazzocco debba essere un valore aggiunto alla città, come cartolina alla città di Montesilvano, ma che comunque rientra nel progetto anche di difesa. E poi un allineamento con la difesa della costa che dia dal fiume Saline fino a Fosso Mazzocco una linearità di interventi. Significa che noi potremmo avere tutti una spiaggia con almeno 60 metri di profondità. Questo cosa comporta? Comporta che il titolare dell'impresa balneare con una concessione quindicennale oggi può iniziare veramente una programmazione per quando compete tutto quello che riguarda la valorizzazione dell'impresa balneare. Per quanto riguarda la stagione in arrivo, quali sono le aspettative e le previsioni? La stagione balneare si apre all'insegna dell'innovazione, si apre con un po' di entusiasmo, non abbiamo più la spada di Damocle che pendeva sulle nostre concessioni, cioè la scadenza della concessione è stata prorogata nel 2033, adesso stiamo già lavorando con le banche per attivare mutui, per prepararci, quest'anno prepareremo le attività legate al tempo libero e poi da ottobre, secondo me, inizierà la campagna della ristrutturazione delle infrastrutture balneari. Assemblea degli addetti del Polo Museale d'Abruzzo che minacciano di scioperare per problemi di carenza di personale e altre problematiche organizzative. Partito intanto lo stato di agitazione. Per noi Paolo Renzetti.
Assemblea questa mattina a Chieti dei lavoratori del Polo Museale d'Abruzzo, voi chiedete risposte certe perché ci sono problemi di personale, ma non solo. Ma non solo, infatti oggi è un evento straordinario, abbiamo chiamato ad un tavolo i responsabili coordinatori nazionali, sindacati coordinatori nazionali del Ministero dei Beni Culturali per risolvere questa che noi chiamiamo una vertenza che dura ormai da troppo tempo, la possibilità di non dialogare con la dirigenza a capo del Polo Museale d'Abruzzo. Abbiamo gravi problemi ormai annosi di carenza di personale, abbiamo gravi problemi nei siti museali e nei siti monumentali per questioni di sicurezza e di prevenzione, abbiamo gravi problemi perché i visitatori diminuiscono anno per anno, siamo l'ultima regione insieme al Molise come numero di visitatori, nonostante le domeniche gratuite e nonostante l'impegno costante dei lavoratori. Si chiede alla dirigenza di porre fine a questo modo di fare che non porta a nulla. I risultati si vedono, non abbiamo possibilità, quindi è necessario trovare una soluzione. Lo stato di agitazione è già in atto, noi abbiamo chiesto un tavolo di contrattazione diverso da quello che attualmente noi svolgiamo, ci siamo rivolti e ci rivolgeremo al segretario regionale e se non basta ci rivolgeremo direttamente al Ministero dei Beni Culturali. Roma è qui, si tratta di un portale commerciale online frutto di un'iniziativa del CLS, il Consorzio Logistica Servizi Nazionali, che ha inaugurato la settimana scorsa nei locali del Tecnopolo d'Abruzzo all'Aquila la nuova sede, il servizio di Germana Dorazio. È stata inaugurata all'interno dei locali del Tecnopolo d'Abruzzo la nuova sede della CLS, Consorzio di Logistica per i Servizi Nazionali, che da 10 anni è operativo nello scalo di ferroviario di San Lorenzo in Roma, ma sbarca anche in Abruzzo con il progetto Roma è qui. L'occasione è stata utile per illustrare il progetto pensato per l'Abruzzo, un portale commerciale online di prodotti artigiani. Il portale sfrutta la piattaforma logistica di stoccaggio e consegna di Roma per la commercializzazione al dettaglio di prodotti e servizi delle regioni Abruzzo, ma anche Marche, Umbria e Lazio. Dopo il taglio nel nastro si è svolto un incontro dibattito a cui hanno partecipato le istituzioni locali, i rappresentanti delle associazioni di categoria, i produttori e gli ideatori del progetto Roma è qui. Ha aperto l'incontro il direttore del Tecnopolo d'Abruzzo, Roberto Romanelli, il quale ha rimarcato il valore della piattaforma logistica che permette agli imprenditori di avere a disposizione una vetrina per vendere direttamente i loro prodotti su Roma, in perfetta sintonia con la mission del Tecnopolo d'Abruzzo, ormai di fatto il polo di aggregazione delle tante aziende candidate alla rinascita del territorio. A tenere a battesimo l'iniziativa anche il vice sindaco, nonché assessore al commercio del Comune dell'Aquila, Raffaele Daniele. Il problema più grande dell'Aquila è proprio l'occupazione, ha detto l'assessore. Il commercio era centrale, è importante dunque essere a fianco di tutte le iniziative. Riccardo Cicerone e Daniele Proietti, entrambi giovani aquilani di CTO Saturno Consulting, hanno realizzato il portale Roma è qui. Ed ora ci occupiamo di sanità. L'ospedale San Liberatore di Atri è stata inaugurata la nuova struttura dell'unità operativa complessa di malattie endocrine e diabetologia. Siamo all'ospedale San Liberatore di Atri, oggi si inaugura il nuovo reparto di endocrinologia diretto dal dottor professor Bruno Raggiunti, operativo qui ad Atri dal 1991. Un passaggio importantissimo, quello dell'ampliamento e della ristrutturazione di un'unità operativa che raccoglie tantissime utenze anche da fuori regione, per cui veramente una perla per la ASL abruzzese. Diciamo che io sono arrivato qui dall'università, stavo in clinica medica all'università di Chieti, sono arrivato nel 91 per iniziare questa avventura sull'endocrinologia, poi sarei dovuto rientrare in clinica medica ma ho preferito restare qui per portare avanti questo discorso dove oggi siamo arrivati ad essere l'unica unità operativa complessa abruzzese ospedaliera.
dove abbiamo anche la possibilità, quindi come essendo ospedalieri, di avere i day hospital e dove possiamo fare tutta la testistica, tutte le terapie possibili e immaginabili in endocrinologia. Che cosa si offre all'utenza e quali sono le risposte? Allora, all'utenza noi offriamo tutta la diagnostica dall'ipofisi fino alle ovaie, passando per la tiroide, paratiroide, surrene, cioè tutte le ghiandole endocrine noi trattiamo, sia da un punto di vista diagnostico, quindi con la testistica, facendo test da stimolo, di inibizione, eccetera, oppure per la terapia, proprio perché nei casi gravi, per esempio, di ipotiroidismo, quando il TSH supera i 200, i 100, eccetera, noi siamo l'unica in Abruzzo ad avere delle fiale che importiamo dall'estero, avere delle fiale, facciamo un trattamento endovene e riequilibriamo i pazienti col giro di 7-10 giorni, 15 giorni invece che di 3 mesi. Assessore Verì, per l'ASL abruzzese l'inaugurazione del reparto di endocrinologia è un ulteriore step per il riassetto sanitario. È vero, una giornata importante, abbiamo inaugurato questo reparto che stiamo visitando, strutturalmente valido, strutturalmente attrezzato con una grande tecnologia all'avanguardia, ma anche con professionisti di eccellenza che si impegnano per la sanità, la buona sanità. E quello che noi dobbiamo fare come istituzione è far sì che vengano salvaguardate queste eccellenze e soprattutto dare anche dei riconoscimenti. La Via Crucis, che si è svolta per la prima volta al Teatro Romano di Teramo, è stato un successo religioso e civico. Le 14 stazioni sono state animate da giovani delle parrocchie locali con la partecipazione di tanti fedeli. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. È stato uno spettacolo emozionante, la Via Crucis, che si è snodata per la prima volta all'interno del Teatro Romano di Teramo. Un evento fortemente voluto dal Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, che sfidando il maltempo, insieme a più di 400 persone, ha pregato e ricordato la passione di Cristo sotto una pioggia incessante. A portare la croce si sono alternati i rappresentanti dei gruppi giovanili diocesani, che ad ogni stazione hanno eseguito letture, preghiere e meditazioni. Tra le rovine romane illuminate in maniera suggestiva sono state evocate le 14 stazioni che ripercorrono la fine della vita di Gesù. Su un maxi schermo una regia televisiva trasmetteva momento per momento il percorso di preghiera. A rendere ancora più emozionante l'evento hanno contribuito i musicisti del Conservatorio Braga e il Coro del Duomo, che hanno accompagnato le riflessioni. I giovani delle parrocchie teramane sono stati i veri protagonisti dell'iniziativa religiosa, giovani ai quali il Vescovo di Teramo Leuzzi tiene in modo particolare, ai quali dedica mensilmente una lettera di esortazione. Alla Via Crucis hanno assistito tutte le principali autorità cittadine, le forze dell'ordine, il prefetto e il sindaco. In molti hanno pensato a quanto potrà essere bello in futuro il Teatro Romano, una volta recuperato e liberato dai due palazzi Salvoni ed Amoli, che attualmente ne limitano la cavea e che presto saranno abbattuti. Il Vescovo Leuzzi ha già annunciato che il prossimo anno la celebrazione della Via Crucis sarà ripetuta. Problemi per lo svolgimento della processione del Venerdì Santo a Chieti, oggi in questura riunita tra le forze dell'ordine e i vertici dell'Arciconfraternita. L'evento religioso però si farà. È un evento di particolare importanza, quale può essere appunto l'evento della processione molto sentito a Chieti. Si tratta di mettere a punto una serie di misure organizzative da parte di chi è deputato a coniugare i due concetti di safety e di security, ognuno per la propria parte, ognuno per quello che potrà mettere in campo. Si tratta soltanto di fissare quei giusti concetti di responsabilità e di organizzazione che devono coniugarsi. Si tratterà di organizzarsi al meglio per quanto riguarda soprattutto le zone di maggiore afflusso, in quanto si tratta di un evento itinerante, quindi non è che stazioni solo in un determinato luogo, quindi ci saranno delle strutture che verranno prese in considerazione per l'accesso, per il deflusso, per assicurare al meglio la riuscita dell'organizzazione. Nessuno ha mai detto
detto che si voglia vietare eventi a meno che non ci siano delle particolari situazioni. Ripeto, si tratta soltanto di mettere a punto quello che è ormai una costante, io l'ho detto anche nel corso della festa della polizia, ormai sono questi concetti fondanti dell'ordine e della sicurezza pubblica a cui bisogna far riferimento e che servono soprattutto, e questo è importante sottolineare, servono a salvaguardare la collettività da qualsiasi problema e rischio che un evento possa avere. Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo. Il prossimo 18 maggio, il giorno dopo l'arrivo all'Aquila, il Giro d'Italia ripartirà da Tortoreto con una frazione che condurrà la carovana rosa fino a Pesaro. Tappa presentata questa mattina proprio a Tortoreto. Ospite d'onore il commissario tecnico della nazionale maschile Davide Cassani e la campionessa d'Europa Marta Bastinelli. Sindaco, è un piacere, è un onore ospitare la partenza di una corsa importante come quella che è il Giro d'Italia. Sì, veramente siamo orgogliosi come città di Tortoreto ospitare la partenza dell'ottava tappa del Giro d'Italia. È un momento importantissimo, soprattutto a livello turistico, perché noi abbiamo puntato molto sul turismo, l'industria turistica e Tortoreto è molto apprezzata. Far vedere la nostra spiaggia sabbiosa e il nostro lungomare e il nostro fiore all'occhiello per questa partenza di questa tappa. Peraltro in un'edizione del Giro d'Italia che è importante per la nostra regione, per l'Abruzzo, perché il giorno prima si arriva all'Aquila nel decennale del terremoto, quindi questo conferisce ancora più importanza a questa edizione. Sì, noi siamo ancora di più soddisfatti perché la sera prima la carovana arriva a Tortoreto e rimane per l'intera nottata e alla mattina poter anche accogliere tutta la carovana in un modo eccellente per far vedere proprio il nostro territorio e la nostra ospitalità. Sono molto felice di essere qui oggi per portare un po' i miei saluti e sono felice altrettanto che viene organizzata qualche tappa qui in Abruzzo del Giro d'Italia. Mi auguro che un giorno possiamo accorpare questa cosa anche nel femminile, sarebbe veramente eccezionale e è una cosa, un qualcosa di rinascita anche per l'Abruzzo dopo comunque il terremoto eccetera, quindi sono veramente felice che il ciclismo e l'armonia possa tornare in mezzo a questa gente. Sai, il Giro d'Italia è l'evento ciclistico più importante della nostra nazione, anche perché non è solamente una corsa in bicicletta, è un qualcosa di più e penso che sia molto importante per una regione come l'Abruzzo ospitare queste tappe, soprattutto per una città come l'Aquila colpita da quel terribile sisma. E tra l'altro subito dopo il terremoto siamo già stati con una tappa all'Aquila e tornarci penso che sia doveroso e importante proprio perché l'Aquila è una città che ha qualcosa di speciale, una città bellissima che ha bisogno anche secondo me di una tappa del Giro d'Italia. Con Aru fuori gioco le speranze dell'Italia vanno sempre più o meno dalle stesse parti. Sì, come sempre Vincenzo Nibali sarà la nostra punta, lui di giri ne ha già 22, quest'anno si è preparato per il Giro perché è uno degli appuntamenti, se non l'appuntamento più importante della stagione. E quindi sarà lui che dovrà combattere contro tanti campioni che arrivano dall'estero, perché di corridori che vengono in Italia per vincere ce ne sono diversi. Ed ora passiamo al calcio, inizia con una seduta pomeridiana la settimana di lavoro di Pescara, il Delfino mette nel mirino il Carpi che lunedì prossimo nel giorno di Pasquetta sarà affrontato dal Cabassi. I biancoazzurri se la vedranno con una squadra che dopo il poker subito a Lecce vede ridotte drasticamente le possibilità di salvezza. Il tecnico Pillon dovrà rinunciare certamente a Bruno e Scognamiglio che saranno squalificati. Da verificare le condizioni di Brugman che tornerà da agire in regia e poi quelle di Canotè e Gravion che si sono infortunati prima del match col Perugia, anche se il centrocampista senegalese è stato poi convocato. La prova peggiore sotto la guida tecnica di Maurizi, il Teramo incappa in una giornata a no e subisce la furia del Pordenone che segna 4 gol nel primo tempo, tutto nel servizio.
Il Teramo esce sconfitto dal Bottecchia. Netta la sconfitta per 4-0 per mano di un Pordenone probabilmente spronato anche dal successo della Triestina sulla Fermana, che aveva in precedenza avvicinato gli alabardati a soli 4 punti. La partita va nelle mani dei neroverdi già nel primo tempo, con il poker siglato in 36 minuti. Maurizi lascia fuori De Grazia per confermare Sparacello vicino Infantino e con Spinozzi e Armeno nel ruolo di mezzali. Tessari invece sceglie Misurak e Ciurria per sostituire gli squalificati Bombaggi e Berrettoni. 6 minuti di gioco e Ciurria sulla destra pesca Zammarini in area, che porta subito avanti il Pordenone. 5 minuti più tardi azione in fotocopia. Ciurria, sempre dalla destra, pesca questa volta Magnaghi, che firma il 2-0. I ramarri potrebbero andare sul 3-0 al 24esimo. Pacini infatti atterra Candelloni in area. Il direttore di gara assegna senza pensarci troppo il calcio di rigore. L'ha dischetto va Burrai, ma Pacini con un piede intercetta il tentativo del centrocampista. Lo stesso Burrai si fa perdonare al 29esimo da calcio di punizione, trovando l'angolino più lontano ed il conseguente 3-0. I titoli di coda arrivano al 36esimo, quando Candellone firma il poker ed il 12esimo gol stagionale. Prima da rientrare negli spogliatoi però Barison placca in area Infantino, che finisce a terra. È lo stesso centravanti del Teramo ad andare dal dischetto, ma Bindi indovina le intenzioni dell'attaccante e blocca sul nascere gli eventuali sogni di rimonta del Teramo. Nella ripresa c'è il tempo solo di vedere un tiro dalla distanza di Ventolo ed una girandola di cambi. La formazione di Maurizi non perdeva in trasferta dallo scorso 12 febbraio, giorno del KO in casa del Fano. Adesso i biancorossi guardano l'impegno di sabato sera contro la Vispesaro. Sarà uno scontro diretto ed il primo vero e proprio match ball salvezza. Si interrompe la serie positiva della Vastese. Al cospetto della capolista cesena, la squadra di Papagni va in vantaggio, ma viene ribaltata con due calci di rigore, il secondo inesistente, che consegnano ai romagnoli in una vittoria che sa di promozione. La sconfitta del Matelica li porta al più 5 sulla seconda. La Vastese potrà chiudere il discorso salvezza giovedì in casa del Fannalino di coda Castelfidardo. Per noi Paolo Renzetti. Vittoria di rigore per il Cesena, che sbanca per 2-1 con due tiri dagli 11 metri l'Aragona di Vasto, e grazie alla sconfitta del Matelica vede più vicino il traguardo della Serie C. Successo dei bianconeri maturato nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e che si era chiuso al 45esimo con il gol del momentaneo vantaggio abruzzese di Stivaletta. Polemiche roventi al 91esimo in casa abruzzese per il secondo rigore concesso ai romagnoli per un fallo commesso però fuori area. I biancorossi si presentano in campo forti di 3 vittorie consecutive e con la formazione che aveva violato il Fadini. Panchina per Leonetti, tornato dopo la squalifica. Squadra abruzzese in campo con il 5-3-1-1. Romagnoli seguiti da 300 tifosi che rispondono con il 4-3-3. Gran pubblico sugli spalti con quasi 1500 spettatori. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Nardecchia, scomparso di recente, fratello del dirigente aragonese Franco. Parte bene la squadra romagnola, minacciosa al quarto con Biondini, che in area locale a 2 passi dalla porta di Patania manca il bersaglio grosso. Sin dalle prime battute i bianconeri fanno capire di voler fare la gara, ma i ragazzi del presidente Franco Bolami non stanno a guardare e al decimo è Stivaletta a trovare la deviazione di un giocatore romagnolo in corner. Gara giocata a viso aperto dalle due squadre, con al 17esimo il tocco in area abruzzese di Tortori, che manda la palla fuori di poco. Fa più possesso l'11 di Angelini, che però trova quasi tutti gli spazi chiusi dai biancorossi di casa, che si rivedono poi in avanti al 29esimo con Shiba, che parte sul filo del fuorigioco andando poi a concludere dall'interno dell'area ospite debolmente fra le braccia di Agliardi. Con il lento trascorrere dei minuti si arriva così nel finale della prima frazione di gioco, in cui accade l'incredibile con il retropassaggio scriteriato all'indietro di Munari e con Stivaletta che si avventa sul pallone andando poi a mettere la sfera alle spalle dell'incolpevole Agliardi. Esplode la gioia dei supporters di casa con l'incredulità di quelli romagnoli. Al 47esimo c'è poi un colpo di testa di Benassi sugli sviluppi di un corner, ma Patania è attento. Ripresa che si apre al quarto con il pareggio ospite. Frascaro di Firenze vede un fallo in area abruzzese del portiere Patania su Valeri e indica il dischetto.
con Alessandro che non sbaglia per l'1-1 che carica gli ospiti di nuovo pericolosi al settimo con un tiro velenoso di Benassi deviato in angolo dal portiere Vastese. Bianconeri trasformati che continuano ad attaccare e che al 12° arrivano ad un passo dal 2-1 con Biondini che in area trova la parata del portiere Patania. Al quarto d'ora Papagni gioca la carta Leonetti per Stivaletta, con gli ospiti però padroni del campo che trovano il raddoppio sul rigore che non c'è al 25° con il fallo di Palumbo su Tortori che avviene fuori area, ma con Frascaro che su indicazione del secondo assistente assegna il tiro dal dischetto e con Alessandro che è ancora una volta implacabile per il 2-1 Cesenate. Si scaldano gli animi in tribuna con qualche oggetto che arriva in campo dalla curva dei tifosi di casa e con la partita che in pratica finisce qui con i romagnoli che congelano il match e che al 91° vedono a questo punto la C un po' più vicina. Straordinaria rimonta del Francavilla, sotto di 2 gol a Sant'Arcangelo, i giallorossi rimontano e con 2 gol a cavallo del 90° riescono a ribaltare i padroni di casa e riagguantano il 5° posto in classifica. Una vittoria in rimonta che vale oro per il Francavilla che prosegue nella lunga scalata che regala a 3 giornate dalla fine un posto nei playoff, designando la squadra di Paolo Racchini come una vera e propria mina vagante di un eventuale appendice alla fine della regular season. E dire che davanti c'era un Sant'Arcangelo in palla che giocava in casa che al 56° era sul doppio vantaggio prima del tris giallorosso. La prima emozione della partita equivale anche al vantaggio di casa. Al 5° spacca in uscita a terra De Cerchio, ammonizione per il portiere ospite e calcio di punizione che Falomi trasforma, ma piazzando sul palo coperto dalla barriera. La risposta del Francavilla arriva al 15° con un gran tiro a giro di Bellanca dal limite dell'area, ma la palla si stampa sulla traversa. La gara che si innervosisce e il gioco si fa spezzettato. Al 31° Palumbo scarica per Baregas, fendente al volo che Ragone respinge. Prova a ripartire il Sant'Arcangelo, ma è attento il Villa ad impedire che tutto ciò accada. Al 40° Ragone ancora provvidenziale, questa volta su Palumbo con una respinta di piede su un fendente del capitano giallorosso. È l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Nella ripresa Dos Santos è subito pericoloso dopo 50 secondi, stop di petto e tiro al volo che sfiora la traversa, ma il Sant'Arcangelo trova la forza di raddoppiare all'11°. Sugli sviluppi di un corner infatti svetta Falomi e di testa insacca all'angolino. Pronta però la risposta del Villa e al 58° la squadra di Racchini accorcia le distanze. Assist di Mancini, arriva alla corrente Banegas che al volo piazza sotto la traversa. Preme il piede sull'acceleratore la squadra ospite, ma né Dos Santos né Banegas riescono a pareggiare i conti con 2 conclusioni da distanza ravvicinata. All'84° Mancini sfiora il palo dal limite dell'area di rigore. Quando tutto sembra finito, gli abruzzesi ribalta il risultato. Minuto 88, Dos Santos fa da sponda a Mancini, tiro al volo e parità ristabilita. Passa un minuto e arriva il gol della vittoria. Palumbo semina il panico in area di rigore, salta tutti e piazza sotto le gambe di Ragone. Finisce dunque 3-2 per il Villa ed è un risultato che permette ai giallorossi di raggiungere la 5ª piazza a quota 55 punti, l'ultima che garantisce l'accesso ai playoff, staccando il Notaresco e sorpassando la San Giustese. Adesso per la banda Racchini l'impegno pre-pasquale di giovedì al Valle Anzuca alle fattezze della Jesina, che ormai sembra aver poco altro da chiedere a questo campionato. E adesso diamo lettura di un avviso di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative europee fissate per il 26 maggio 2019. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, strada statale Nord 26, al numero di telefono 085 93 00 20, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente il costo per la trasmissione dei messaggi, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per il materiale eventualmente autoprodotto. La persona eventualmente da contattare è reperibile al numero 085 93 00 20 oppure tramite mail all'indirizzo info@tv6.it. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata. Thank you.